Gentili ascoltatori, buonasera da Radio Sirius TV in studio Bonella Massimo per la pagina dell'Istria, questa sera anticipata rispetto alle altre volte per dare spazio alle ore 22 allo streaming da Palermo per quanto riguarda la conferenza dedicata alla ricorrenza, all'anniversario della strage di Via D'Amelio. Dunque, prima però di entrare a zoomare, diciamo, l'attenzione nella nostra vicina Istria, ecco una notizia. Di carattere nazionale, dunque un aggiornamento: sono 955 le richieste di intervento per lo spegnimento di incendi dal 1 gennaio 2017, un record assoluto degli ultimi 10 anni. Così il capo della Protezione Civile Curcio in audizione in Commissione Ambiente al Senato. Solo nella settimana dal 10 al 17 luglio sono state ricevute 325 richieste di intervento. Curcio ha anche lanciato un appello affinché ci siano più risorse per la prevenzione, che al momento sono quasi nulle. L'area che preoccupa di più è quella siciliana. Attività intensissima anche nell'area vesuviana. Ricordiamo anche importanti incendi nell'Amiata. Per avere maggiori informazioni per quanto riguarda l'Amiata, la situazione in quella zona, visto che ci ascoltano anche da quelle parti tramite radiovaldichiana.it, del circuito appunto Radio Saius TV, ecco, vi invito anche a seguire i telegiornali di Telidea di Chianciano Terme. Ed ora veniamo ad altre notizie ancora, sempre se qui il nostro computer ce le dà. Allora, ecco, veniamo appunto, abbiamo prima accennato alla ricorrenza della strage di Via D'Amelio del 19 luglio. Dunque c'è una notizia che riguarda la figlia di Paolo Borsellino Fiammetta, una dei tre figli del giudice. Al Corriere della Sera annuncia che consegnerà alla Commissione Antimafia inconfutabili atti processuali dai quali si evincono le manovre per occultare la verità sulla strage di Via D'Amelio. Mio padre fu lasciato solo in vita e dopo, accusa Fiammetta, che critica i magistrati in servizio al momento della strage di Capaci perché non hanno mai sentito mio padre nonostante l'avesse chiesto. Critica anche alla procura di Caltanissetta, definita massonica. Poi accusa l'ex capo del padre Giammanco, che ha omesso di informare mio padre sull'arrivo del tritolo a Palermo. Poi il discorso prosegue ancora. Veniamo ora alla pagina dall'Istria rapidamente, perché non voglio portare via tempo per per lo streaming da Palermo. Dunque, iniziamo allora con informazioni dall'Istria in collaborazione, lo ricordo, con Unione Italiana. Dunque, quali sono le notizie, diciamo, degne di essere poste sotto i riflettori? Allora, le soluzioni della giunta esecutiva dell'Unione Italiana per far fronte ai problemi di liquidità delle comunità. La giunta esecutiva dell'Unione Italiana ha individuato la soluzione per far fronte alle difficoltà di liquidità che molte comunità degli italiani stanno attraversando. Lunedì 17 luglio, tutte le comunità degli italiani e alle SAC è stato effettuato l'anticipo ed erogato il 50% del fondo di valorizzazione per il 2017. Andiamo avanti. La giunta esecutiva dell'Unione Italiana. Dunque, scusate, la 15ª giunta esecutiva dell'Unione Italiana per corrispondenza, poi ancora Unione Italiana incontra la Lega Nazionale Triestina. Vediamo di fare un po' una sintesi dell'articolo. È stata una proficua riunione, quella che si è tenuta giovedì 13 luglio a Trieste, fra una delegazione della giunta esecutiva dell'Unione Italiana e la presidenza della Lega Nazionale Triestina. I rappresentanti dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul, presidente della giunta, Marianna Jelic-Bujic, vicepresidente della giunta, Marin Corva, segretario, e Marco Grajuric, rappresentante dell'Ufficio Europa, hanno incontrato il presidente della Lega Nazionale, Paolo Sarvos Albertini, il vicepresidente Adriano De Vecchi, il segretario centrale Andrea Sarvos Albertini e Stefano Piloto della giunta di presidenza. L'incontro ufficiale ha posto le basi per
per possibili future forme di collaborazione reciproca tra le due istituzioni, l'Unione Italiana e la Lega Nazionale di Trieste, hanno molte analogie per quanto concerne le attività legate alla promozione della giunta e della cultura italiana nel Friuli Venezia Giulia, in Istria, a Fiume e in Dalmazia. A tal proposito è stato predisposto un piano operativo di collaborazione tra le due istituzioni atto a dare il via a delle iniziative comuni negli ambiti sopra riportati. Andiamo avanti ancora. La Palinuro in visita a Capodistria, Isola e Pirano. Consiglio di programma della RTV di Slovenia. Lunedì 17 luglio è proseguita a Lubiana la sessione ordinaria del Consiglio di programma CDA della RTV di Slovenia. Il punto più importante della riunione è stato l'approvazione dell'assestamento del piano e programma della RTV di Slovenia per il 2017. L'assestamento si è reso necessario principalmente in forza degli aumenti degli stipendi dei dipendenti pubblici decisi dal governo. Questa manovra comporta delle razionalizzazioni ai programmi e l'aumento dei dipendenti nell'ordine di 86 unità in più. Da quanto appreso dalle indicazioni dei dirigenti dei programmi italiani di RTV Capodistria, l'assestamento non comporterà ulteriori difficoltà per i programmi delle comunità nazionale italiana. Ad intervenire durante il CDA anche il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul, che ha annunciato il voto favorevole all'assestamento. Tremul ha tuttavia rilevato il fatto che delle 86 assunzioni nessuna si realizzerà nel centro regionale RTV di Capodistria e che l'assestamento inserisce tra le entrate anche il cofinanziamento da parte dell'Unione Italiana che si realizzerà nel 2017 grazie ai mezzi che lo Stato italiano destina annualmente in favore della comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia. Poi ancora un articolo interessante, la ferrovia Lubiana-Trieste nel 160° anniversario. È stata inaugurata mercoledì scorso all'Istituto Italiano di Cultura di Lubiana la mostra intitolata La ferrovia Lubiana-Trieste nel 160° anniversario a cura di Alessandro Puali e realizzata dall'Università Popolare di Trieste. Ad inaugurare ufficialmente la mostra è stato l'ambasciatore d'Italia a Lubiana, Paolo Trichilo, il direttore dell'UPT Fabrizio Somma e il direttore dell'istituto ospitante Stefano Cerrato. La mostra sarà aperta al pubblico fino all'8 settembre. Una seconda sezione dell'esposizione sarà visitabile nella sede della comunità degli italiani, Santorio Santorio di Capodistria a partire dal 26 luglio. Notizia questa anche, devo dire, molto particolarmente interessata. Veniamo a un appuntamento a Isola venerdì 21 luglio alle ore 21 a Piazza Manzioli, scusate, sì, a Piazza Manzioli si terrà all'Isola Music Festival il concerto con Rudy Bucciar e Istra Band, arrangiamenti di musica popolare istriana e musica d'autore. Ad invitarvi è la Can di Isola. Vediamo se c'è il tempo ancora per una news. Da Pirano ci spostiamo quindi in Piazza Tartini, sabato 22 luglio alle ore 21 si potrà assistere allo spettacolo Sant'Antao Sette Sois Band. E quindi con questa notizia chiudo qui questa pagina dall'Istria. Abbiamo ricordato anche quelle due notizie a carattere nazionale che erano molto importanti per quanto riguardava appunto la ricorrenza della strage di Via D'Amelio del 19 luglio, dove ricordo è stato ucciso il giudice Paolo Borsellino. A proposito, a seguire adesso, tra qualche minuto, dalle ore 22 a Reti Unificate, cioè vale dire con tutte le emittenti che fanno capo a Radio Saius TV, ci sarà verrà riproposta, diciamo, lo streaming della conferenza che si è tenuta a Palermo, dove ricordava la strage di Via D'Amelio. Dunque, 21:55 è tutto per il momento qui da RST Radio Saius TV. Ricordiamo anche le emittenti collegate a Reti Unificate, partendo dal nord-est fino al centro. Abbiamo Radio Favaro Veneto.it, Radio Reno Web. Dimenticavo Radio Sismondi Libri qui del Veneto, della Marca Trevigiana, poi a seguire.
seguire. Abbiamo Modena, noi Radio TV, Radio Reno Web l'abbiamo già detta, quindi arriviamo a Radio Isso e Dulcis in Fundo in Centro Italia, precisamente in Val di Chiana, con radiovaldichiana.it. È tutto veramente. Bonella Massimo vi saluta, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, vi lascio allo streaming di Palermo. Dunque, ricordo, Radio Saius TV è linea diretta con l'informazione.